ovviamente gioca a Natasi e poi a Torino di Città. A voi la parola. Grazie. Allora, aspetta. Buongiorno a tutti. Non so se forse sia meglio che mi trasferisco dall'altra parte, sì. Così ho la mia. Scambiamo i keynote. Grazie, buon pomeriggio. Comincio naturalmente con una invitazione a. Vi prego di perdonarmi tutti gli sbagli in italiano, perché non sono italiano, ma grazie alla mamma Rai, anche a qualche studio fino alla maturità, la cultura italiana è qualcosa che amo molto, è sempre un grandissimo piacere di essere qui a Roma. Ma essendo qui a Roma, forse anche seguendo le parole del Presidente, dobbiamo forse riflettere insieme cos'è e cosa sarà il Big Data, la cosa più intelligente e la cosa più stupida che abbiamo fatto. E infatti è per questa ragione che ho intitolato il mio intervento Rethinking Privacy o Rethinking Big Data. Io non ero sicuro se oggi facciamo le cose in italiano o in inglese, allora ho deciso, faccio gli slide in inglese e così parlo in italiano. Ma infatti devo anche parlare un po' del mio lavoro come rapporteur speciale delle Nazioni Unite sulla privacy. Cioè, il tema del Big Data non è qualcosa che dobbiamo vederlo solo dalla prospettiva della privacy. C'è anche, dobbiamo pensare anche degli altri valori, dell'autonomia, del diritto di ognuno di sviluppare la sua personalità, un diritto che è stato riconosciuto proprio dal Consiglio Human Rights Council delle Nazioni Unite proprio nel marzo dell'anno scorso. E soprattutto che oggi viviamo in una società dove, grazie all'internet, abbiamo un internet senza confini, internet without borders. Normalmente in inglese dico sempre, per un internet senza confini abbiamo bisogno delle salvaguardie senza confini e anche delle rimedi che vanno oltre il confine di un paese. E naturalmente quando si vede cosa si dice sul Big Data, è incredibile, no? Sono sicuro che voi come me avete letto delle cose sul Big Data che vi lasciano in una situazione dove dire, ma che bello! In inglese si dice motherhood and apple pie. Nessuno si può dire nulla contro il Big Data perché è venduta come un sistema, come una innovazione che va a fare tutto. Io posso fare almeno 24 ore non stop e mostrarvi i slide con 10 elode per il Big Data da diversi paesi. Vado a cominciare un po' mostrando anche solo, grazie, qualche headline. Per esempio, Big Data is an oil of modern times. It fuels our economy and lubricates most interactions we have with the world. So, it is at work every time. E poi, se andiamo, questo viene
della Nuova Zelanda, Transforming Social Welfare with Analytics. Ma sapete quanto piccola è la Nuova Zelanda? Cioè, è questa una delle cose che dobbiamo anche chiedere. Cioè, fino adesso c'è stato un'analisi seria, vera, proprio, dei veri benefici della Big Data, o è diventato un culto dove, sì, va bene Big Data, che meraviglia, ma io devo dire che una volta che ho cominciato a esaminare in un modo più sistematico, più rigoroso, tutto quello che detto del Big Data, soprattutto esaminando l'evidenza, devo dire che non sono convinto. Per esempio, io prendo questa cosa qua, non so, ma qualcosa che mi ha sempre piaciuto, quell'espressione italiana, conoscendo i miei polli. Perché, scusa, in un piccolo paese come la Nuova Zelanda c'è veramente bisogno del Big Data per conoscere chi ha bisogno o no del social welfare? Perché, con tutto il rispetto, un piccolo paese italiano, maltese, della Nuova Zelanda, se il social welfare worker o il poliziotto non conosce i suoi polli, mandalo via. Questo è un piccolissimo esempio, ma è qualcosa che vi invito anche di riflettere un po'. Ma vedi, per esempio, che poi il giornalismo attuale non è sempre uno investigativo, perché questo press release è poi seguito da questo blog: Data Analytics Can Transform Social Services. È vero, sì o no? E poi continuiamo. Finding ways to dive into big data. Ma dall'altra parte troviamo anche chi dice che in the world of big data, privacy invasion is the business model. È vero, sì o no? Allora oggi, per cominciare, io ho pensato, mi hanno detto 15-20 minuti per cominciare, e poi spero che avremo anche il tempo più interattivo, ho deciso di prendere un esempio, per me uno dei più chiari, è quello, un esempio di qualche settimana fa, cioè questo esempio qua. Allora, c'è qualcuno australiano nella stanza? Ah, beati voi, perché altrimenti il governo australiano ha deciso, nell'infinita sapienza, di mettere online i dati personali, i dati medici, del 10% della loro popolazione, sempre nello spirito del open data. E questa è una cosa che devo dire, che ho detto adesso per parecchi anni, che il problema non è tanto nel big data, ma piuttosto nell'open data, perché il big data senza open data sarà limitatissimo. Allora, io preferisco che rimaniamo onesti e che ogni volta che apriamo la porta diciamo big data, dobbiamo anche dire open data. Perché big data di sé è un sistema di analizzare le cose, mettendo insieme parecchie cose, parecchie banche dati. Ma questo esempio australiano che voglio mostrarvi è infatti un esempio che per il momento vi racconto solo quello che c'è nel public domain, ma tra
due mesi pubblicherò anche la corrispondenza tra me e il governo australiano per chiedere una spiegazione della situazione. Perché i dati personali di 2 milioni di australiani, allora dobbiamo essere più precisi, cioè la storia medica per 30 anni del 10% della popolazione australiana, incluso ogni visita psicologica, ogni visita psichiatrica, ogni prescrizione, ogni cosa comprata alla farmacia, eccetera, messa online, è stata riidentificata da un team di ricercatori, amici miei, lì in Australia, che mi hanno immediatamente, e 6 mesi, 8 mesi prima che il rapporto. Allora il rapporto che voi vedete lì è il 18 dicembre, va bene? Ma per il momento devo anche dirvi che io seguo il caso da almeno marzo-aprile dell'anno scorso. E hanno riidentificato i medici, i pazienti, perché lì c'era, per soddisfare il dio dell'open data, hanno offerto come sacrificio dati personali, dati medici, che secondo la legge europea, la legge italiana, sono dati sensitivi, che fino adesso non possono essere neanche processati. Numero uno, una legge, una disposizione con la salvaguardia. Numero due, se è veramente necessario in una società democratica. E qui l'hanno messo online. Era la cosa più intelligente o la cosa più stupida che hanno fatto? Io li ringrazio perché mi hanno dato un esempio magnifico per mostrarvi il pericolo dell'open data. Perché l'hanno fatto nel nome del big data. E infatti qui vi ho dato qualche fatto un sommario, ma infatti come vedete ci sono parecchi rapporti su questo caso, adesso soprattutto sfortunatamente nei media australiana, perché vedete anche la mancanza di sensibilità degli altri paesi, non ci sono. Avete sentito questo in Italia, è già un mese che è passato. Allora, vedete già un altro pericolo, che ci siamo già abituati, o forse che non è importante. Voglio leggere questa cosa anche che ha detto il nostro collega Chris Carnegie. We found that patients can be re-identified without decryption, through a process of linking the unencrypted parts of the record with known information about the individual, such as medical procedures and years of birth. E proprio questo anche, questa sentenza l'ho scelta perché rappresenta una cosa tipica nel pericolo del big data, open data, che il momento che hai qualcosa d'altro, che poi in un modo o l'altro collegare con una persona, il rischio di riidentificazione della persona cresce sempre. E naturalmente con il big data il rischio multipla in parecchie volte. Un anno fa, un po' di più, ho scritto anche l'introduzione per questo, per
per questo libro Open Data, Big Data, dove ho fatto anche questo punto sul, sul pericolo dell'open data. Ma avete mai tentato di fare un Google search su open data? Avete mai tentato di trovare qualcosa negativo sull'open data? Io, come lo spirito maligno di una certa canzone italiana, ho tentato anche di fare questo. E vi do qui un piccolo risultato che potete vedere immediatamente, che la maggior parte della rappresentazione, anche grafica, dell'open data rimane una positiva. Cioè, quello che voglio dire qui è proprio la necessità di cambiare le cose, non essere negativi per essere negativi, ma soprattutto, soprattutto per essere più critici, per essere più analitici. Mi pare che un vantaggio di far venire qui i miei colleghi per la tavola rotonda e soprattutto di lasciare tre sedi. Allora venite, non siamo così pericolosi, non siamo il Big Data Open Data, venite pure, interpreta anche quello che facciamo senza il Big Data, va bene? E una che è vera è questa grafica, non l'ho fatta io, l'ho fatto sull'internet, allora deve essere vero, è Open Data, Big Data. Non ho il tempo di darvi tutti i dettagli del rapporto che io ho presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 ottobre dell'anno scorso, due mesi fa, ma se voi andate sul mio sito web ai Nazioni Unite e poi andate lì, potete vedere Report to the 72nd Session of the General Assembly, e lì potete trovare il rapporto che tratta soprattutto del Big Data, va bene? Lì ho considerato naturalmente che l'informazione è un asset economico, è molto importante, eccetera, ma ho anche tentato di mostrare perché è un problema che abbastanza spesso una grande parte dei dati personali sono processati dagli utenti senza la loro consapevolezza. Infatti, se qualcuno va in strada per fare un vox pop e dire: ma scusa, cosa pensi di aver messo pubblico, di aver dato a qualcuno oggi, la gente tenta di ricordare forse quello che hanno messo su Facebook o forse quello che hanno messo su Twitter, ma la maggior parte della gente non pensa a tutti gli impronti digitali che hanno lasciato un po' dappertutto sull'internet. Non sanno neanche che questi dati sono venduti e poi utilizzati per parecchi motivi. E non sanno neanche che le capacità del Big Data permette a qualcuno che non conosce, andiamo direttamente nel senso di quello che ha detto il Presidente, cioè che non c'è neanche bisogno
di prendere un campione, di incontrare qualcuno, perché conosciamo già la gente dei loro imprinti digitali. Infatti, se voi andate sul mio rapporto, potete vedere lì che dalla pagina 7 fino alla pagina 23 ho tentato di cominciare una prima analisi del Big Data. Vi dico che c'è il doppio di materiale nell'annex, per una ragione semplicissima, che come special rapporteur ho un word limit di 10.300 parole, non so perché, non so, ma insomma è questo che impone le Nazioni Unite. E allora abbiamo un sistema abbastanza semplice, metti la cosa più importante nel rapporto principale, poi il resto lo metti nell'appendix. Ma vi invito anche di esaminare questo rapporto, perché ci sono anche i primi principi che invito tutti a considerare per il data sharing. Cioè, quali sono gli alternativi per il big data? E voglio invitare tutti a pensare quali sono gli alternativi per il big data, perché abbiamo problemi negli algoritmi, abbiamo problemi del bias negli algoritmi, ci sono parecchi problemi, ma per il momento siamo ancora nella fase di identificazione dei problemi, e poi spero che durante la consultazione che sto facendo, cioè questo documento è pubblicato, ho invitato tutti, incluso voi, di farmi sapere i vostri veduti, i vostri opinioni fino al 28 aprile di questo anno, e poi a luglio, tra il 2 e il 14 luglio, se non mi sbaglio, pensiamo di organizzare una conferenza pubblica per discutere i problemi del big data e open data, e spero anche che i risultati di questa tavola rotonda di oggi possiamo anche considerarli in quel ambito internazionale. Un altro problema che devo discutere con voi, che forse in italiano esiste, ma in inglese sfortunatamente non esiste l'aggettivo, anche il surveillable. I francesi no, i francesi hanno surveillance. Ma dobbiamo ricordare che la nostra tecnologia ci ha reso sorvegliabile, forse in italiano? Va bene, la lingua di Dante è lì anche. Benissimo. E dobbiamo anche pensare, quello che stiamo facendo, anche creare i smart cities, va bene? Perché creando smart cities dobbiamo pensare anche che il big data e tutto quello big data permette anche utilizzare non solo Internet of Things, ma anche tutto quello nel smart cities, dove, per utilizzare l'espressione inglese, c'è smart water, smart energy, smart building, smart mobile, tutto è smart, forse eccetto noi. Perché infatti è quello che voglio anche invitarvi a considerare. Se andiamo più dietro, abbastanza spesso mi piace anche fare ricordare alla gente il contratto sociale, il contratto sociale che Rousseau ha parlato, e vi invito anche a riflettere se numero uno i governi del mondo, uno e numero due le società, insieme stanno cambiando le contrat social senza chiedere,
E per questa ragione che sono così contento che avete organizzato questa tavola rotonda, perché ci permette di considerare la verità attuale e quello che si può fare, perché ogni tanto sembra che tante cose sull'internet e tante cose con la tecnologia sono irreversibili, che nessuno si può fare più, che una volta che adesso Google, Facebook, eccetera, il governo americano, il governo cinese, eccetera, fanno tutto quello che fanno, qual è il vero potere del cittadino di influenzare questo e di controllare questo? E perché se non c'è la partecipazione del cittadino nel cambiamento del contratto sociale, allora poi credo che la democrazia va veramente verso la fine. Io voglio finire qua per il momento, ho almeno un'altra sessantina di slide, ma quello preferisco di utilizzarsi solo se a luglio o se avrete delle domande, va bene? La ringrazio molto.